Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, c'è un semplice e pregnante canto popolare che forse tutti conosciamo, che dice: Dio si è fatto come noi perché noi fossimo come Lui. Effettivamente la via del paradiso è quella tracciata da Gesù attraverso la sua imitazione, che passa per una tappa, lo dico purtroppo, su questa terra imprescindibile, che è la crocifissione e la morte. Certamente la crocifissione e la morte non si esauriscono con l'aspetto fisico o, se vogliamo, sanitario, perché ogni giorno siamo messi a morte, ogni giorno siamo trattati come pecore da macello, così come ci dice sempre la scrittura attraverso il salmista, ogni qualvolta si ferisce anche letalmente il prossimo attraverso azioni malvagie, attraverso il cattivo uso della lingua, attraverso quegli intrighi, quegli inganni che fanno parte della nostra società. Non so se di questo è stato vittima Venerina, ma di sicuro è stata vittima di che cosa? Del male incurabile, del male di questo secolo, che a poco a poco l'ha consumata, lasciando sgomenti i familiari, che a poco a poco, come se fosse una consumazione, una cottura a fuoco lento, hanno visto la mamma e la nonna venire sempre meno. Un processo forse accelerato anche dal dolore. E allora qui dico che Venerina sì, è stata vittima anche della crocifissione morale, legato alla scomparsa del marito. Ricordo come qualche anno fa, ecco, quest'uomo che ho avuto modo di assistere da sacerdote si era spento, ecco, in seguito a un'accelerazione di quelle che erano già le sue patologie. Mi ricordo che cadde, no? E quindi da quel momento in poi non si è più ripreso. Conserviamo anche un banco del papà, gli abbiamo dedicato un banco in questa chiesa e questo lo onora. Ma il posto, al di là del banco della chiesa, offerto da questo signore e dalla moglie di cui oggi abbiamo il feretro in chiesa, il posto più importante è quello che ci prepara Gesù. Ma Gesù ci prepara un posto in cielo, un posto in paradiso, anche in virtù di coloro che dall'aldilà pregano per noi. Le anime beate, le anime purganti, e possiamo senz'altro dire che il papà, ecco, siete cinque figli, giusto? Cinque figli, due femminucce, tre maschietti, giusto? Ecco, che il papà abbia preparato, Salvatore, abbia preparato un posto per Venera. Perché poi alla fine tutti dobbiamo andare a finire lì. Noi quando siamo giovani, vedo qui i giovani nipoti, non ci pensiamo alla morte, e ci mancherebbe altro. Quando si è giovani ci crediamo immortali. E invece la morte fa parte della nostra vita, La nostra vita, che è una retta, non è un segmento, che va verso il paradiso, va verso il cielo. Una volta nati non moriamo più, è solo un punto di questa retta la nostra morte, perché la vita continua in un'altra condizione, in un'altra dimensione, per poi ricongiungersi nuovamente a un corpo risorto, un corpo trasfigurato, un corpo risuscitato, quando il Signore, che non ci abbandona mai, ritornerà. Nel frattempo però, ecco, Gesù, dopo la sua ascensione, mistero che celebreremo proprio questa domenica, sottraendosi dalla vista e dalla presenza di prossimità dei suoi discepoli, invia il Paraclito 50 giorni dopo la Pasqua, il Consolatore, lo Spirito Santo di amore, che è ciò che ci mantiene in vita. Se nel mondo non ci fosse l'amore, non potremmo vivere. Dio è Trinità perché è relazione, e noi non possiamo vivere senza amore. Amore innanzitutto verso Dio, amore verso il prossimo. Certamente ogni tipo di prossimo modula un tipo di amore. C'è l'amore tra marito e moglie, c'è l'amore genitori e figli, ci può essere l'amore del parroco verso i suoi fedeli, del sacerdote verso le anime, ci può essere l'amore tra fratelli e sorelle, ci può essere l'amore tra amici, colleghi, parenti, conoscenti, ma non possiamo vivere senza amore, altrimenti siamo morti dentro.
E questo amore verso il prossimo naturalmente ci spinge a prodigare ogni sforzo con generosità, senza risparmio di tempo, senza risparmio di energie, per coloro che hanno bisogno dell'aiuto degli altri, per coloro che sono in difficoltà. E in questa categoria sicuramente collochiamo innanzitutto gli ammalati. Abbiamo visto come in questo tempo di pandemia l'aspetto sanitario, l'aiuto e l'assistenza agli ammalati sia importante. Sicuramente, ecco, quando abbiamo una persona cara che si spegne dopo una lunga o breve malattia, ma che comunque non è una morte improvvisa, capiamo e scopriamo quanto sia importante, ma anche quanto sia faticoso accompagnare una persona ammalata. Croce nella croce. Croce per la persona che è ammalata, croce per chi sta accanto, che con trepidazione è lì, impotente, e assiste al disfacimento del corpo. Ma questo corpo che si disface, questo corpo che noi consegniamo alla tomba, alla terra, come seme di immortalità, perché Venerina si è nutrita anche di Eucaristia, poi prima di morire ha ricevuto il sacramento dell'unzione dei malati che l'ha riconciliata con Dio, diventa che cosa? Un'Eucaristia eterna, un rendimento di grazie al Signore che noi vogliamo elevare per quello che ha fatto questa mamma, questa sposa e questa nonna, e poi ancora diventa quel chicco di grano che è morto in terra, produce molto frutto. Se non morisse rimarrebbe solo, ma morto produce frutto, ed è questa la nostra vita. La morte ci aiuta sempre a mettere giudizio e a vedere la vita con un'altra prospettiva, quella di chi è sempre col grembiule per servire, quella di chi è sempre pronto, ecco, per una chiamata che può arrivare in qualunque momento. E allora, cari fedeli che siete qui presenti, per l'affetto e il rispetto che avete verso Venerina, Venera, ecco, vi invito davvero a fare tesoro di questo lutto che in questo momento vi affligge. All'inizio c'è l'incredulità: ma è morta veramente mia mamma? È morta veramente mia nonna? Poi dopo c'è la fase un po' quasi della stanchezza, della spossatezza, dell'indifferenza. Poi progressivamente si sente la mancanza di questa persona e poi ancora ci si incomincia a colpevolizzare: ma potevo fare di più? Non ho fatto abbastanza? Ecco, sono tutte fasi del lutto che, attenzione, la preghiera corale della nostra famiglia, delle famiglie che la Chiesa aiuta a superare. E adesso quello che è importante è ricordarsi di Venera nel suffragio orante. Ieri la Madonna di Fatima, 13 maggio, ci ha invitato a vivere nella preghiera e nella penitenza, la bella pratica del Santo Rosario, proprio per le anime del Purgatorio, che accanto alle messe di suffragio saranno il regalo più bello per Venerina, che accanto a questo posto che ci ha regalato il marito Salvatore, il vostro papà, ecco, potrà propiziare per questa carità disinteressata, discreta e soprannaturale anche il nostro posto un giorno in paradiso. La famiglia umana si assottiglia qua giù, ma cresce sempre lassù, sempre e per sempre. Siano lodati Gesù e Maria.